Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video. Ragazzi, oggi progetto bomba. Tu mi dirai, Fox, ma hai in mente di bruciare questo bellissimo inverter da 6 kW e mezzo? No, ragazzi, non ho in mente di bruciarlo oggi in questo video, ma voglio farlo funzionare con questa. Tu mi dirai, Fox, ma come può questa batteria 9 volt e quelle standard commerciali con questo e il suo socket di connettore? Secondo te posso riuscire a fare funzionare questo con questo? No, no, no! E infatti in teoria no, ma in pratica, ragazzi, non lo so, vedremo. Anche perché ho un asso nella manica. Non è questo, ma questo è un multimetro che utilizzeremo per fare delle prove. E l'asso nella manica di oggi, ragazzi, è questo. Guardalo. Questo. Grazie a questo, ragazzi, io non lo so, non so cosa succederà. Spero, ovviamente, ripeto, di non bruciarlo. Io voglio provare a far partire questo inverter, ma già solo che qui nel display mi riporterà batteria, per me già è una vittoria. Perciò alimentiamolo con questo. Iniziamo con la presentazione di questo. Questo, ragazzi, cos'è? Uno step up, tutto grazie a questo. Questa batteria, come sai, è una 9 volt che io connetterò questa a questo. Questo circuito molto tecnologico, molto complesso, cosa farà? Mi innalzerà la tensione e me la porterà a circa 52 volt, ok? Da 9 a 52. Però ragazzi, boh, questa è la teoria, vedremo nella pratica. Ingresso batteria. Ok, questo lo metto così, vado a sganciare il pannello. Andiamo a cablarmi il multimetro, così da fare la mia regolazione. Regoliamo lo step up a circa 50 volt in DC. Ragazzi, per la regolazione utilizzo questa, che è un'altra 9 volt, ma è ricaricabile, ok? Però poi nella prova provata utilizzerò questa qui, che è proprio una di quelle più schifose che esistono in commercio, economicissime, 9 volt. E allora, connesso in funzione, si vede il leddino rosso acceso, qui c'è un led rosso, perciò funziona. Ragazzi, ho preso la batteria, come già hai visto, andiamola a provare. Vediamo se l'inverter si accenderà e andiamo a leggere anche la tensione. Vediamo se si accende. 3, positivo, negativo. 3, 2, 1. Dovremmo avere il beep e poi l'accensione con la partenza, diciamo, dell'evento. 3, 2, 1, via. Ok, 50, 51, 52, ok, 54, ok, accendiamo l'inverter e vediamo se bippa. Partito con una batteria 9 volt.
Stacca subito, si stacca subito giustamente perché la quantità di corrente che questa batteria può dare è bassissima. Però se io andassi a connettere un gruppo batteria differente, per esempio quello che è un 12 volt, io potrei andare ad alimentare senza problemi il mio inverter. E niente, ragazzi, per questo video è tutto. Come visto, la batteria non può, anche se utilizzo questo, far funzionare un inverter. L'inverter richiede molta potenza che questa batteria non può dare. La tensione riusciamo ad averla, sì, ma la corrente non è possibile andarla a prendere, a generarla, ok? Se questo ha massimale di 2 watt che può erogare, e 2 watt non bastano per tutto l'inverter. Lo fa accendere, sì, ma quando serve il picco, lui stacca perché lei non ce la fa. Poi ovviamente anche a causa di questi cavettini piccoli. Però ragazzi, accende. Abbiamo visto che accende. Ditemi che cosa ne pensate, ditemi se già sapevate che non funzionava questo esperimento pazzo. Ciao belli, al prossimo video.